chiama Collina dei Ciliegi, ma cosa c'è sotto i nostri piedi? Sotto i nostri piedi c'è parte delle macerie che sono state recuperate una volta che è stato distrutto l'impianto industriale di Bicocca. L'impianto industriale di cui parla il professore è la Pirelli. Oggi resta solo la gigantesca torre di raffreddamento, visibile dall'esterno, ma rinchiusa dentro l'headquarter della società. Accanto c'è la villa che dà il nome a tutto il quartiere, la Bicocca. Vicino si svolge una delle battaglie più importanti dell'età moderna, perché i francesi perdono di fatto lo Stato di Milano, perché gli spagnoli vincono. Ma rimane anche nel linguaggio, perché per i francesi dire son bicocque vuol dire che è una cosa che costa un sacco di fatica e non si riesce a fare. Per gli spagnoli invece bicocca è una cosa che vale poco e che si può fare senza nessuna fatica. Uffici, banche, residenze e l'Ateneo che nell'architettura ricorda il passato industriale della zona. Una zona che era campagna, arrivano più di 25.000 operai, che sono quelli che sono negli anni 70, e quindi cambia il volto del quartiere. Ma torniamo lì dove siamo partiti, la collina dei ciliegi di Viale Sarca. È artificiale e piuttosto recente, risale ai primi anni 2000. Il borgo Pirelli, ai suoi piedi invece, è stato terminato nel 1923 per fare vivere vicino alla fabbrica gli operai più meritevoli. 100 anni di storia e non dimostrarli affatto.